Così come vi avevamo già anticipato nel corso della nostra prima edizione del telegiornale sul fronte Covid a Paternò, a seguito di una riunione straordinaria del Centro Operativo Comunale di Protezione Civile tenutasi presso gli uffici del quinto piano del Palazzo di Città, il sindaco Nino Naso ha deciso di prendere nuovi provvedimenti tenuto conto del continuo aumento dei casi di positività al coronavirus. Attualmente in città 269, di cui 11 ospedalizzati, 435 le persone poste in isolamento domiciliare. Firmata un'apposita ordinanza di comune accordo con il COC, dunque considerato, così come si legge nell'ordinanza, l'alto numero di contagiati tra la popolazione scolastica verificatosi in questi ultimi giorni, è constatato che il numero di casi positivi a Paternò sia aumentato negli ultimi 7 giorni in maniera vertiginosa, il sindaco ha disposto in via cautelativa la chiusura delle scuole statali, primaria e secondaria di primo grado e dell'infanzia di pertinenza comunale dal 21 al 23 aprile per la sanificazione di tutti i plessi scolastici e richiesto ai dirigenti scolastici la predisposizione della didattica digitale integrata al fine di riuscire a garantire il servizio agli studenti che potranno così continuare le attività scolastiche da casa. Disposto inoltre il divieto di stazionamento da domani 21 aprile fino al prossimo 2 maggio presso tutti gli spazi pubblici a partire dalle ore 20. Dopo un proficuo confronto con l'USCA territoriale, prevista per la giornata del prossimo 2 maggio, un'attività di screening di massa su base volontaria, aperta a tutta la popolazione dalle ore 9 alle ore 18, presso lo spazio antistante la piscina comunale Giovanni Paolo II. Il COC si riunirà per ulteriori aggiornamenti il prossimo mercoledì 28 aprile alle ore 16. Chiedo a tutti tanta responsabilità. È un momento particolare. Dobbiamo essere uniti, non chiedere, ma attivarsi tutti. La nostra comunità è di tutti. Il sindaco è a vostra disposizione, l'amministrazione pure, le forze dell'ordine pure, però mettiamocela tutta. Superiamo questo momento. Avete visto che anche di sera stiamo sanificando parchi e giochi dei bambini, tutto, ma tutti dobbiamo essere responsabili. Forza, mi raccomando, tutti uniti, con il cuore ma con la testa. La responsabilità di ognuno di noi salva la vita a un nostro amico, a un nostro parente, a un nostro concittadino.